canale YouTube di Luigi Gaudio. La morte di Priamo. Quindi Ettore ha suggerito ad Enea di andare via dalla città di Troia, che ormai non è più possibile difendere la città di Troia. C'è stato un momento in cui era necessario combattere per la città, cercare di proteggerla, di difenderla, e lui, sicuramente Ettore, era il primo che poteva difendere, che poteva proteggere la città. Ora invece non era più possibile difendere e proteggere questa città. Quindi lui avrebbe dovuto prendere i penati. Enea, accogliendo il consiglio di Ettore, dovrebbe smettere di combattere, dovrebbe subito scappare con i suoi perché ormai non è più possibile difendere la città. Invece Enea vuole continuare a combattere, a difendere la città, perché è coraggioso, quindi non vuole lasciare la città in balia dei greci. C'è però un episodio che lo convince definitivamente, ed è l'episodio della morte di Priamo. Cioè lui assiste alla morte di Priamo, una volta che muore il re della città, davvero capisce che quello che gli ha detto Ettore in sogno, nel corso della visione, è vero. Quindi non c'è più nessuna speranza di poter salvare la città. E allora leggiamo questo episodio. Forse vorrai conoscere anche il destino di Priamo. A chi si sta rivolgendo Enea? Si sta rivolgendo a Didone. Ricordate infatti che questo racconto viene fatto nella reggia di Cartagine, a Didone. Forse tu vorrai conoscere anche il destino di Priamo. Che fine ha fatto Priamo? Come e quando è morto Priamo? Come vide il disastro della città conquistata e le soglie della reggia infrante e il nemico nelle stanze, invano carico d'anni, circonda le spalle tremanti con le armi a lungo desuete. È da tantissimo tempo, ovviamente, che Priamo non ha preso le armi, perché è vecchissimo e sono i suoi figli che hanno combattuto per lui per difendere la città. Ma adesso è arrivato il momento di riprendere queste armi, quindi la corazza, eccetera, desuete, quindi non è più abituato a portarle. E cinge l'inutile ferro. Ferro, abbiamo detto che è metonimia, quindi diciamo è la materia per l'oggetto, quindi al posto della spada. Lui dice il ferro. Perché il ferro è inutile? Se ci pensate, e muove deciso a morire nel folto dei nemici, è un'anticipazione, perché già ci fa capire che Priamo sta andando a combattere, ma sta andando verso la sua morte. È già sicuro che, così vecchio com'è, così disabituato a combattere, andrà incontro alla morte. In mezzo al palazzo, sopra l'aperta volta del cielo, v'era un altare imponente e un vetusto alloro il quale si protendeva sull'ara e avvolgeva d'ombra i penati. Qua è una semplice descrizione della reggia di Priamo, del palazzo di Priamo, e dell'alloro che si trovava nel centro di questo palazzo. Evidentemente l'alloro, i penati, eccetera, sono una dimostrazione di come è il sacro quel luogo. C'è l'altare proprio. C'è un altare che lo rende particolarmente sacro e inviolabile. E questo sarà molto importante, perché poi dopo accadrà qualcosa proprio nei pressi di quest'altare. Ecuba e le figlie invano intorno agli altari, giunte precipitose come colombe nella fosca bufera, sedevano strette fra loro e abbracciate alle statue degli dei. Allora, mentre i figli di Priamo combattono, le figlie si circondano l'altare, cioè si mettono lì vicino all'altare, pregano, però inutilmente, stanno cercando di sfuggire alla morte inutilmente, perché come vedremo la morte arriverà anche in questo luogo sacro protetto, che è un po' il cuore della città. Come vide Priamo vestito delle armi dei giovani, quale funesto pensiero, infelicissimo sposo, ti indusse a cingerti di queste armi e dove ti precipiti? Appena la moglie, Ecuba, vede il marito Priamo che si è armato, dice: ma per quale motivo quindi hai deciso di prendere le armi? Sei sicuro di quello che fai? Il momento non richiede un simile aiuto, né tali difensori, neanche se ora ci fosse il mio Ettore. Quindi non è il momento di prendere le armi, soprattutto che tu, anziano come sei, prendi le armi. Non è questo il momento giusto. Non c'è più nostro figlio Ettore a difendere la città, ricorda la madre Ecuba. Va bene, benissimo. Al fine rifugiati qui, quest'ara proteggerà tutti o morirai con noi. Cioè noi adesso, io e le tue figlie, siamo qui vicino all'altare, mettiti qua anche tu,
perché questo sarà l'unico modo per aver salva la vita. Nessuno avrà il coraggio di violare l'altare, cioè di venire qua vicino all'altare ad ammazzarci. Fa questa proposta Ecuba a Priamo. Avendo parlato così, trasse a sé il vegliardo, quindi l'anziano re, e lo pose sul sacro soglio dove si trovava quest'altare. Ed ecco, scampato alla strage di Pirro, Polite, uno dei figli di Priamo, tra i dardi, tra i nemici, fugge per i lunghi portici e percorre gli atrii deserti. Allora, uno dei figli di Priamo, Polite, è riuscito a scampare alla strage di Pirro. Pirro è il figlio di Achille, ha già ucciso tantissimi troiani, e Polite sta scappando. Pirro non è del Pirro? No, è un altro Pirro, è il figlio di Achille, questo. Detto anche Neottolemo, esatto. Persino Alessandro, ha tre nomi addirittura. Pirro, Neottolemo o Alessandro viene chiamato. Figlio di Achille, scusate. Invece il figlio di Priamo è Polite, quello che sta scappando. E Pirro lo insegue. Impetuoso lo insegue Pirro con colpi minacciosi, già lo afferra con la mano e lo preme con l'asta. Come infine giunse davanti allo sguardo dei genitori, cadde ed effuse con molto sangue la vita. Cioè praticamente Polite muore davanti a Ecuba e a Priamo, cioè davanti ai suoi genitori, colpito da Pirro. Allora Priamo, sebbene già nella stretta della morte, tuttavia non si contenne e non risparmiò la voce e l'ira. Per tale delitto e prodezza esclama: gli dèi, sebbene il cielo pietà che di questo si curi, ripaghino degni grazie e rendano i premi dovuti a te, che mi hai costretto ad assistere alla morte del figlio, profanando con l'eccidio il volto paterno. Cioè, lancia una profezia di sventure Priamo contro Pirro e gli dice: tu mi hai costretto a vedere la morte di mio figlio, cioè mio figlio morto davanti ai miei occhi, e quindi per questo io imploro agli dèi che tu possa pagare per questo. Infatti Pirro poi verrà ucciso da Oreste, che è il figlio di Agamennone. Ma non quell'Achille del quale ti menti progenie si comportò così con il nemico Priamo. Qua ci si riferisce all'episodio in cui Priamo era andato da Achille a chiedere il corpo di Ettore, e Achille gliel'aveva restituito. Prof, ma chi è che uccide poi? Pirro? Sì. Ah, sarà Oreste, il figlio di Agamennone, a uccidere Pirro. La profezia di Priamo si avvererà, infatti Pirro sarà ucciso violentemente. Neanche tuo padre si è comportato così male come ti stai comportando tu. Lui è venuto a chiedere il corpo di Ettore, è stato rispettoso di me, anche perché Achille si ricordava di suo padre Peleo, guardando l'età avanzata di Priamo. Tu invece sei uno sfacciato, stai uccidendo mio figlio proprio davanti ai miei occhi. Ma ebbe riguardo ai diritti e alla fede del supplice. Achille, tuo padre, ha avuto considerazione dei diritti di chi andava a supplicare davanti a lui, cioè di me, di questo di Priamo, dell'anziano re Priamo. E rese il corpo esangue di Ettore al sepolcro. E così fu possibile fare i funerali di mio figlio Ettore, cioè restituì il cadavere di Ettore per i solenni riti funebri. E me rinviò nel mio regno. E mi ha rinviato sano e salvo nel mio regno a Troia, perché Priamo era giunto come ambasciatore presso le navi e le tende di Achille. Così parlò il vecchio, vibrò priva di slancio l'innocua lancia che subito rimbalzò dal fioco bronzo e pendette inutile dal sommo della borchia dello scudo. Quindi a questo punto Priamo scaglia la lancia, ma la scaglia con una tale debolezza che assolutamente non riesce a colpire Pirro. Quindi a questo punto è Priamo che lancia l'asta, ma siccome è debole perché è vecchio non riesce a uccidere Pirro. A lui Pirro: dunque riferirai questo e andrai messaggero al genitore Pelide. Ah sì, caro Priamo, tu mi stai ricordando e dici, mi stai ricordando come si era comportato mio padre e dici che io non sono un figlio degno di mio padre. Allora sai cosa ti dico? Visto che adesso tu vai nell'inferno, lo ritroverai mio padre, il Pelide, cioè, allora parla con lui, sì, perché adesso ti mando subito
a conferire con mio padre, lì, ma in oltretomba, certo. Ricordati di narrargli le mie atrocità. Sì, ricordati di raccontare tutte le cose atroci che io ho fatto in questa notte quando abbiamo distrutto la città di Troia. E che Neottolemo traligna, digli che suo figlio, detto appunto anche Neottolemo, oltre che Pirro, traligna, cioè esce fuori dall'esempio del padre. E quindi molto arrogante e presuntuoso. Oh certo, dice, sì, diglielo pure che suo figlio è diverso da lui. Sì, lo sta deridendo senz'altro. E adesso muori, dice appunto a Priamo. E dicendo così lo trascina tremante agli altari, ecco il sacrilegio, proprio lì sono gli altari, aveva detto Ecuba, qui sicuramente non verranno ad ucciderci, addirittura è proprio presso l'altare che Pirro decide di uccidere, e quindi selvaggiamente, al di là di tutte le leggi appunto sacre, ecco, che dell'antichità, decide di uccidere il re nemico. E sdrucciolante nel molto sangue del figlio, ecco, c'è un gusto del macabro, lo vedremo anche la prossima volta quando leggeremo l'episodio di Polidoro, spesso nell'Eneide. Sì, proprio nei pressi dell'altare, esatto. Ma non sarebbe un'offesa È sicuramente un'offesa agli dèi, tant'è vero che appunto gli dèi, come dicevamo, si vendicheranno di lui e sarà ucciso violentemente. La chioma con la sinistra, con la destra solleva la spada corrusca, quindi balenante, lampeggiante, no? E gliela immerge tutta nel fianco. Così si concluse il destino di Priamo. Questa morte fatale lo rapì mentre vedeva Troia in fiamme e Pergamo crollata. Pergamo, diciamo, abbiamo detto, quasi un sinonimo di Troia. Egli un tempo superbo sovrano di tanti popoli e terre d'Asia. Giace grande sul Lido un tronco, il capo spiccato dal busto, e un corpo senza nome. Ecco, dicevamo il gusto del macabro. Ad esempio, Pirro decapita il re nemico, Priamo, e lascia questo corpo senza testa sul Lido, sul litorale. Altri video didattici su